Per una settimana mangerò solamente cibi fast food, quindi unti, fritti, pieni di zuccheri e non potrò nemmeno bere l'acqua, solamente le bibite. Mentre io dovrò mangiare solamente cibi salutari, abbandonando tutti gli sfizi, tenendo lontani gli zuccheri e utilizzando le mie doti culinarie decisamente raccapriccianti. Iscrivetevi al canale se volete un secondo episodio in cui ci scambiamo le diete e direi di cominciare la sfida. Forse è scontato dire che probabilmente andrà meglio per Fred perché lui mangia cibo sano e invece cibo schifoso, però secondo me potrebbero esserci dei lati negativi e lati positivi in entrambi. Allora, come prima cosa ho deciso di farmi una buonissima spremuta di arance. Cosa ci fai qua? Mi sono dimenticato le chiavi, la patente, il portafoglio, tutto. Sono stupido. Stamattina mi sono svegliato che mi sento rincoglionito. Non ha ancora iniziato a mangiare cibo spazzatura e già si vedono i primi effetti collaterali. Solo all'idea di fare questa dieta sta impazzendo, incredibile. Arriverò alla fine che striscerò per terra. Effettivamente devo dire che nell'ultimo periodo mi sono lasciato un po' andare. Infatti per chi di voi mi segue su Instagram avrà visto hamburger, su pizze e altri, insomma, cibi non molto equilibrati. Quindi sono molto curioso di vedere se con questa settimana in cui mangerò cibi salutari vedrò dei cambiamenti come tipo diminuzione di peso o in generale più benessere mentale, benessere fisico. E soprattutto sono curioso di vedere se invece David avrà degli effetti collaterali particolari. Qualcosa mi dice che io e te ci vedremo spesso. Grazie, grazie, ciao. Grazie, ciao. Prima colazione presa. Ah, guarda che è tornato. Welcome. Oh, cosa fai? Che odore di McDonald's. Beccati questo, pancake. Una bella ciambella. Cioè, cos'ha sopra il marshmallow? Eh certo, non potevo prendere solo una ciambella. E in più, una bella torta. Allora ragazzi, siamo stati sfrattati dal tavolo perché i nostri genitori sono tornati. E quindi adesso siamo a far colazione qua in camera mia. Davvero cibo salutare, io faccio colazione davanti al computer. Che dieta equilibrata. Questo è il primo boccone della settimana. Ufficialmente iniziata la challenge. Beh, è buono. So che ti dica, è buono. La spremuta d'arancia è molto buona. Però ho detto sinceramente, vedere quel piattone pieno di torta, pancake e ciambella mi attira decisamente molto. No, cioè, mi sento. Ti giuro. Ti senti? Cacchio, assurdo. Stai zitto! Mi sento un po' come se fossi pronto a picchiare qualcosa. Cioè, non riesco a stare via. Sento proprio il botto di zucchero. Dammi il 5. Porta fuori quel piatto. C'è una puzza di sciroppo d'acido. Sì. Sciroppo d'acido. Io non so, tu. Tu sei drogato dagli zuccheri. Io sono drogato dalla poca. Dalla poca. Mangiazione. Dalla poca. Sto morendo di fame. Ragazzi, questa giornata non inizia per il meglio perché abbiamo avuto mille problemi e quindi sono le 5:30 e non abbiamo ancora pranzato. Quello che io farei se fosse una settimana qualunque sarebbe andare al McDrive e mangio velocemente un panino che mi danno in 2 minuti. Questo è quello che farò io. Però invece, siccome devo mangiare sano, non posso andare al McDrive. Buonasera, cosa prendi te allora? Un crispy McBacon menu con la Coca-Cola. Dammi qua questa roba mia. Parcheggio tattico. Cioè, tu adesso devi stare vicino a me, affamato, mentre mi mangio un bel burger. Sì, c'è già un odore di hamburger qui dentro. Ti giuro, c'ho una fame. Cioè, questa è una tortura, parliamoci chiaro. Basta! Vecchio, vai a mangiarti una verza. No! Puoi fare quello che vuoi, basta che sia fatto con le verze. Mestro di verza. Oh, vecchio. Oddio, eccole le verze. Oh, ma sti sacchetti! Ma chi li ha inventati? Questa mi sembra una bella verza. Anche i broccoli. Sì, prendo un broccolo. No, vecchio, guarda. Guarda, però. Cioè, tutta sta roba e io sono qua con dei broccoli e le verze. Non so da dove partire. Che noia. Cucinare. Quanto era più facile prendersi un hamburger al Mac. Innanzitutto ci si igienizza. Vediamolo. Igiene, veloce. Bravo. Fondamentale l'igiene. Igiene. Allora, la vera domanda è: cosa si fa con questo? Che roba, sembra tipo la pagina di un libro che tu sfogli. Così la verza, guarda. Olè. Ecco qua, pranzo pronto. Verdure e via. Sembra la cosa più triste del mondo. No, perché non hai visto ancora i broccoli. Via e cuocetevi. Comunque non ho calcolato che le verdure ci mettono un botto a cuocersi. Fra 2 minuti è pronto il riso e le verdure sono ancora. Anch'io, come si scola il riso? Ma io cosa ne so? Lo faccio così? Penso di sì. Porca vacca. Oddio. Oddio! Cosa? Che c***o è successo? Che c***o
è successo? Ma perché? Ma prima non era così! O l'hai visto e non mi hai detto nulla, bastardo! No, no! Cazzo! Ragazzi, usate sempre le pentole nere così non vedete quello che bruciate. Dai, si è attaccato! Ma che schifo che ho fatto! Dio santo, è tutto bruciato. Lascialo fuori, lascialo fuori. C'è un odore, bruciato tutto. Che adesso si brucia anche quello. Oh, penso che lo dovrei fare per una settimana questo. No, vecchio, no. Devo fare il tacchino ancora. Vabbè, lo uso qua, bistecchiera. Bistecchiera e via. Che sembra radioattiva sta roba. Bistec. Eccola lì. Oh, eccola qua. Signori e signore, Chef Fred ha fatto il piatto. Lo vedi che è salutare, lo riesci a percepire già dall'immagine. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Cin cin, alla salute. Ma sai che non è così male la verza? Ascolta, te come ti sei svegliato stamattina? Io stamattina mi sono svegliato veramente, veramente bene. Io mi sono svegliato di merda. Non hai idea, sto malissimo. Ho cercato su internet e ho capito che questa è l'astinenza da zuccheri. Ti giuro, ho tutti i sintomi. Cosa? C'ho gli occhi rossi, c'ho mal di testa. Tu hai gli occhi rossi? Sì. Vecchio, mega di sto coso. Io c'ho un Rudolph nell'occhio. Ieri io sono anche uscito con i miei amici. C'erano tutti quanti che hanno preso il drink, stavano mangiando gli snack e io invece avevo una bottiglia d'acqua e basta. Per la colazione mi sono fatto un frullato di mele, banane e latte ed è venuto molto buono. Inoltre siamo andati verso Starbucks per far mangiare David. Io mi sa che dopo questa settimana non toccherò cibo raffinato, come si dice, per almeno 2 giorni. Ho letteralmente chiesto la cosa più calorica che c'hanno. È ripiena? Wow. È pure ripiena. Ho mangiato, penso. Finiti i 64 dolci che David si è preso, dopo qualche ora siamo andati a pranzare. Per pranzo ci ciucciamo un bel pollo fritto al KFC, proprio quello di cui avevo bisogno. Dai, conferma ordine. È presente alle feste dei nobili quando annunciano qualcuno. Sì. Sir David, ho atteso la costa. Pranzo preso. Per pranzo mi sono preparato questa scatolina con dei cereali tipo orzo, avena, mais, piselli, tonno, pomodorini. Pollo fritto! Beh, buon appetito. Buon appetito. Comunque, il mio problema più grande è il bere. Perché io, mangiando questi tipi di cibo, metto nel mio corpo un sacco di sale e non posso bere acqua, bevo solamente bevande zuccherate che mi lasciano la bocca impastata e ancora più sete. Quindi io continuo a bere, il che uno dice, bevi tanto, fa bene. Sì, solo che è quanto zucchero sto mettendo nel mio corpo. Ah, comunque ragazzi, abbiamo una notizia molto importante. Infatti abbiamo rimesso disponibili sul nostro store, ovvero dfbros.com, le magliette. Quindi se siete interessati, mi raccomando, andate sul sito. E non so per quanto tempo rimarranno, quindi se avete intenzione di prendere la maglietta, prendetela adesso. Ascolta David, vieni fuori che ti ho preparato una merenda coi fiocchi. No! Cosa mi dici che farà schifo? Io non ho più energie. Appunto per questo, non hai energie, quindi ti devi rifucillare un po'. Madonna, con questa merendina. Cioè questo è letteralmente, penso, l'incubo di ogni genitore. Questo, tornare a casa a vedere il figlio che mangia questo. Adesso mangio come un vero americano. Vecchio, sei impazzito, ragazzi. È questo che sono diventato, eh. È questo, vai, che diventa. Per cena ci siamo superati, infatti io mi sono preso una bella insalatona, mentre Davide ha preso una pizza con pomodoro, mozzarella, wurstel, prosciutto cotto, salamino, bacon, salsiccia, prosciutto crudo e patatine fritte. Penso sia illegale ordinare una pizza del genere, già tanto che me l'abbiano fatta. Il problema è che lo stomaco di Davide ha raggiunto il limite e dopo poco non stava più bene. 70% vomito in questo momento. È che non puoi vomitare. Poi povero chef, resterà demoralizzato per tutta la vita. Te la mangi domani a colazione. Domani ti svegli e la prima cosa che fai è mangiare sta pizza. Ma non esiste. Quella fredda. Nei giorni successivi, tra kebab, patatine fritte e piatti gourmet, la sfida è continuata. Per colazione oggi abbiamo scelto di venire al bar. Ovviamente io dovrò prendere qualcosa di bello pesante, mentre Fred la cosa più salutare possibile. Ok, ho trovato la tisana, perfetto. Ma è interessante come penso abbiano messo a posto la chiesa 2 volte nell'arco di 300 anni e abbiamo scelto di venire a registrare nel momento in cui lo stanno facendo. Perfetto. Beh, non ti piace il suono dei trapani, scusa. Trappano grosso così. Grazie mille. È molto bello, devo dire. Bene. No, vecchio, qua c'è un biscotto. Assolutamente da evitare questo. Questo è mio. Lo zucchero, no, sei impazzito. Tieni qua. E Dio santo.
Facendo colazione però abbiamo perso di vista il tempo ed era un problema perché avevamo una partita di padel da fare con due nostri amici, quindi come al solito eravamo in estremo ritardo. Dobbiamo muoverci perché siamo in super ritardo, non avete idea. Siamo arrivati al padel, ma Fred deve cambiarsi i pantaloni. Veloce. Non c'è tempo. Vuoi che c'è uno che sta uscendo? Ma questo video? Ma che video è questo? Vedete cosa succede a fare una dieta sana? Andiamo. Appena iniziata la partita, David non era messo un granché. C'è lo stomaco sotto sopra. E infatti era decisamente più scarso del solito. Zio Bo, questo non me l'avresti fatto se fossi su una dieta sana. Poi continuava a bere bibite gasate e la situazione non migliorava. Bene, vai. Non hai bevuto abbastanza. Una volta tornati a casa dopo la partita, le sue condizioni fisiche erano allo stremo. È assurdo. Io proprio, allora, non so chi di voi soffre il mal d'auto, quella nausea orribile c'ho proprio, c'ho nausea. Cioè mi sento proprio non sano e infelice, ti giuro. Noi siamo ciò che mangiamo, ricordatelo. Io sono un triplo cheeseburger, quadruplo king bacon. Oggi è un nuovo giorno, però la dieta è sempre la stessa. E siamo ancora qui. Non so cosa abbia preso, ma sembra una torta di compleanno. Comunque la Deborah ha una cosa molto molto bella da dire su di me. Sentiamola. Che da quando ho iniziato questa dieta hai un alito terribile. Tipo è dolciastro, ottimo. Sempre unto. Unto. Stai calma, vecchio. Vecchio, oggi con la colazione io mi sono superato. Mi sono svegliato e come prima cosa ho deciso di andare dal fruttivendolo e a prendere la frutta fresca. Sono tornato a casa, ho lavato la frutta, poi ho preso dello yogurt bianco e ho creato la colazione perfetta. Tu non hai idea di quanto era buona. Cos'è questo? Tirami su, ma è una scatola gigante. C'è una scatola così grande per sto schifino. Tirami su, minuscolo. Vecchio, io non riesco più a parlare. C'ho la pancia, la bocca sempre impastata. Ho dovuto prendere la Sprite, ok? Ho preso la Sprite perché è la cosa trasparente che assomiglia di più all'acqua. Questo è il livello di disperazione. Ieri io sono andato a casa di alcuni miei amici e c'era anche lei. Mi ha detto che ero pazzo. Era agitatissimo, continuava ad urlare. Impazzito. Finora non vedo nulla di strano io. Guarda come si beve la sua acqua, la sua H2O. Eviti la Sprite e stai zitto. In questo momento stiamo andando ad un mercato di quelli lì dove vendono i prodotti freschi, cioè che ne so, il tartufo di montagna e tutte quelle cose lì. Cioè se devo fare il salutare lo facciamo alla grande. Vedo dei funghi, potrei fare dei funghi. No, sto pensando. Sei confuso, sei totalmente confuso. Si vede che Fred non è abituato a stare nei mercati a prendere roba fresca. Ciao, prendo un po' di funghi. Grazie mille, buona giornata. Vecchio, ho pagato 83 centesimi con la carta, mi sento un criminale, non so perché. Vecchio, sei vergognoso. Ma perché ha detto 83? Io non avevo capito se erano 83 euro. Infatti ero lì, 83 euro dai funghi, ho capito che è fresco. Cerchiamo il prezzemolo. Grazie. Prego. Ho acquistato la piantina di prezzemolo, i funghi, adesso mi manca da prendere della pasta fresca. Grazie mille. Quindi hai tutto adesso? Adesso ho tutto. No, però ti giuro, mi sto appassionando a questo mondo della cucina, di fare il cibo fresco, eccetera. Ti dà soddisfazione poi quando mangi quello che cucini, quello che fai, quello che acquisti. Qui sento odore di fritto. Siamo nella zona giusta per te. Oddio, è vero. Ok, allora mozzarella, cipolla fritta e poi qualcos'altro di là. Un paio di entrambi. Sta prendendo tutto. Ma grazie, quant'è mille. Che costa l'intero stand? Appena siamo tornati a casa, l'umore di David cambiava ogni due minuti. Sembrava come se fosse diventato bipolare. Ti giuro, sto per picchiare. Cioè, non lo so. Sono incazzato vero e non riesco a capire perché. Infatti prima mi hai lanciato il mouse. È come se ci fosse qualcosa per cui io dovrei essere estremamente arrabbiato. Però non riesco a capire cosa. Semplicemente non esiste. Guardagli la mano come trema. Trema adesso. Cosa? Che io vedo così, ho paura. Adesso. Ripetilo, sei il coraggio. È una combinazione di robe che mi fa arrabbiare tantissimo. Cioè, basta! No! Ecco, questo è un lato negativo del cucinare sano. Io ieri ho cucinato e ho mangiato del pollo con spinaci e patate, e però adesso devo lavare tutto. Cioè, ogni volta lavare la roba, ragazzi, nella cucina si segue il cuore, hai capito? Cosa dice il cuore? Il mio cuore mi dice butta il prezzemolo e io lo butto. Poi mi dice togli il fuoco e io lo tolgo. E poi mi dice butta la pasta! Guarda, sei pronto?
nonostante sia una pasta in bianco con dei funghi e un po' di prezzemolo, è venuta buona. Però non sono io a dover decretare questa cosa. Esatto. Se fa cagare devi dirlo, Un po' acquosa. Un po' acquoso è sinonimo di è buonissima, grazie. Sai cosa noto? Continua a fare così con le gambe. Cosa devo fare? Mangiare! Ce la faccio! Non ci riesco più! Basta! Mi viene a piangere. Cosa vuol dire? Perché non sei te. Sono io cosa? Questo. La cosa pazzesca è che ci sono momenti in cui è veramente super iperattivo e momenti in cui invece è totalmente morto, disintegrato. Cioè, guardatelo. È impazzito, ragazzi. Cosa fai? In questo momento ci troviamo al cinema e per me sarà facile trovare del cibo, perché comunque al cinema mangi popcorn, ci sono le cose zozze. Di sano c'è ben poco, o meglio non c'è niente. Di conseguenza dobbiamo andare in giro a cercare qualcosa di sano per Fred. Ciao, vai. Posso chiederti se hai tipo una carota o una lattuga? E quanto ti devo? Ah, grazie. Va bene, grazie. Questa è la carota più grande del mondo comunque. Guarda, è pelosa e storta pure. Fa molto ridere perché chi ci ha dato questa carota... Mario, stai fermo. Chi ci ha dato questa carota stava morendo dal ridere e una volta che ce l'ha data ci ha detto divertitevi. Vabbè, lasciamo stare. Io prendo dei popcorn e poi prendo anche un hot dog. Mamma mia, che zozzo sto panino. Siamo solo io e te, vecchio. Come siamo solo io e te? Meno male che abbiamo preso le poltrone VIP. Esatto. Ah, ragazzi, in questo momento ci sta proprio un bello snack. Oddio. Oddio, è gigantesco. Schifo, vecchio. Magari se l'è messa nel culo prima di darlo. E per quello rideva. Ragazzi, in questo momento c'è la pausa del film. Vi giuro che stiamo guardando un film che noi abbiamo scelto a caso. Non sapevamo la trama, non sapevamo niente di niente. E parla di uno youtuber che è morto perché ha mangiato troppe ciambelle. Cioè, ragazzi, per fortuna domani basta, basta. Ragazzi, incredibile ma vero, siamo riusciti ad arrivare fino all'ultima cena. Io mi sono fatto un bellissimo poké e Davide invece, come al solito, si è preso un hamburger. Comunque, facendo i calcoli, io questa settimana ho speso 160 euro. Per mangiare. Così tanto? No, io ho fatto un calcolo, ho speso circa 115 euro. E invece io ho messo su 2 kg. Sì! 2 kg. Davvero? Io non ho mai visto Davide ingrassare più di mezzo chilo in vita mia. Impossibile, impossibile. Cioè, considera che è il mio metabolismo. Quindi magari... Ah, se l'avessi fatto io sarei ingrassato di 6 kg minimo. Io invece sono dimagrito un po' più di 3 kg. Pesavo quasi 80 kg e invece adesso peso tipo 76,8. Ah, e comunque ovviamente non è solo merito della dieta, infatti ho ripreso ad allenarmi con più costanza e quindi anche grazie a quello che sono dimagrito. Sta di fatto che se volete che rifacciamo questo esperimento però al contrario, quindi Fred mangia per una settimana fast food e io mangio sano, dobbiamo arrivare a 100.000 like. Io l'ho detto! Questo è l'ultimo morso. Sono libero! Quello era il suono della libertà. Vi ricordo che sul nostro store abbiamo rimesso disponibili le magliette, quindi mi raccomando, dfbros.com, solo lì, tutte le altre sono imitazioni. E niente, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.